Ciao a tutti! Oggi prepareremo il pane casereccio. Il tempo di preparazione della ricetta è di 6 ore circa. Gli ingredienti sono farina di tipo 00, semola di grano duro rimacinata, acqua, lievito di birra fresco, sale e zucchero. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'acqua, lo zucchero e il lievito. Ed azioniamo il bimby per 3 minuti, 37 gradi, velocità 3. Aggiungere la farina, la semola e il sale. Ed impastare per 4 minuti in modalità spiga. Ed l'impasto è pronto, come vedete risulterà molto colloso. Versare in una ciotola ben infarinata, cospargere la superficie con della farina, coprire con un canovaccio e lasciare lievitare in forno spento per almeno 3 ore. Trascorso il tempo, abbiamo ripreso il nostro impasto, adesso lo verseremo in questa spianatoia ben infarinata. Aiutandoci con della farina, lo portiamo l'impasto dall'esterno verso l'interno, facendo delle pieghe. Formiamo una pagnotta e posizioniamola su una teglia rivestita con carta da forno e ben oliata. E lasciar lievitare coperto con un canovaccio per almeno 2 ore in un luogo caldo e asciutto. Trascorso il tempo abbiamo ripreso l'impasto che è ben lievitato, adesso con una lama faremo dei tagli abbastanza profondi. Spolverizzare con un po' di farina di semola. Cuocere in forno preriscaldato statico a 250 gradi per 20 minuti nel ripiano più basso del forno. Successivamente abbassare la temperatura a 200 gradi e cuocere per 5-10 minuti circa. Inserire sul fondo del forno un pentolino con un po' d'acqua. Dopo il pane è cotto, lasciamolo intiepidire prima di servire. Pane casereccio. Grazie e alla prossima ricetta!